Ciao ragazzi, eccoci con la quindicesima parte di A Plague Tale Innocence, che si intitola Ricordo. Io direi che ormai siamo addirittura ad arrivo sul finale, perché come avete visto, Hugo è stato catturato dall'Inquisizione nel tentativo di salvare la madre e ha risvegliato il suo dono, appunto quello di controllare cioè ha superato la prima soglia e adesso riesce a controllare la macula. Non mi veniva il nome. Comunque adesso vediamo. Vediamo come la prenderà Amicia, visto che non siamo riusciti a trovarlo. Amicia! She's awake! Stay calm, Amicia. Hugo. Shh. Arthur and I tracked you down, but... You disappeared for 3 days, Amicia. You almost died. We were so worried. Hugo. Leave me alone. Un mese dopo, addirittura. Come on, stop dreaming. The others must be up. The rats will be coming. We need to light the fires. Siamo a gennaio, intanto. Abbiamo cambiato anche il nostro vestito. Come on! Please open, will you? Chi è che parla? Vediamo se si può passare. No, è tutto chiuso. Wait, what? Locked again. It's the cold. I'm telling you, it's almost worse than rust. Ma che cavolo è che parla? Ah, è qua. Ma io dicevo, dove cacchio è Lucas? I think Roderick is working in the yard. Insomma, lui sta cercando di riparare qualcosa. Comunque dicevo, ragazzi, riprendiamo un po' il discorso, facciamo un paio di congetture. Dunque, Hugo è sparito, è in mano all'Inquisizione, proprio quando ha risvegliato il potere della macula nel suo sangue e adesso può controllare l'epidemia. Cioè, può controllare i topi, non è più schiavo. Anche se comunque faceva presagire che questa forza ti rende anche schiavo al contempo, ma ti dà una grande capacità. Noi siamo andati a cercarli, non l'abbiamo trovato, adesso chissà, pensiamo che è morto. Cioè, lei pensa che sia morto. E è passato un po' di tempo che per un bambino, un mese, nelle grinfie di quei maledetti, deve essere tantissimo. Ah, si può andare? You will need two, won't you? Come on, cheer up. One more day. Guarda, io spero che la storia non si chiuda. Non si chiuda con una tragedia, perché guarda, sarebbe veramente, veramente brutto. Dopo tutto quello che abbiamo passato, se finisse in questo. Ah, guarda. Oh, what are you doing here? Il fiore. It's the middle of winter. Hugo should have found you. Che fiore è stavolta? Sassifraga. No, sassifraga sarà, dai. Sassifraga è proprio brutto. Ne ho perso uno, fanculo. La sassifraga, conosciuta anche come spaccasassi, si trova spesso in ambienti freddi in altitudine. Si infiltra nelle fessure, tra le rocce, per ripararsi dal gelo. Simbolizza l'ineluttabile e una forma di disperazione. Questo nome deriva dal fatto che era considerato un rimedio per dissolvere i calcoli renali. Attenzione. Ah, tipo distrugge tutto. Spacca sassi, in effetti i calcoli sono sassi. Sono duri come dei sassi, quindi... È interessante, vediamo cosa c'è qua. These things. I remember each place. Each moment. Ah, sono i collezionabili. Quindi si può andare anche qua, si può un po' esplorare. The soup. Whose turn was it? Melly? No, it doesn't smell peppery enough. Sì, però bisognerebbe anche guardarci, la stufa. E adesso ci potenziamo un attimo, ragazzi, guardiamo mi voglio guardare un attimo in giro. Però ho paura ad andare troppo oltre. We've never had so many apples. Hugo would have made himself sick with them. Dove cavolo le abbiamo prese tutte ste mele? Qua non riusciamo ancora a potenziarci nulla.
Facciamo un giro. Ok. Lì giù non si può andare perché ci sono loro, quindi mi sa che bisogna proprio andare lì. Intanto qua è crollato tutto perché... Roderick still hasn't been able to work because of the snow. Ah, ecco dove sono, là in fondo. Quindi sì, dobbiamo andare fuori. Io intanto mi prendo, come ho detto, la libertà di guardare in giro. Andiamo di là prima. Perché c'è un bel po' di... Ci sono un bel po' di oggetti da prendere. Per finire il nostro potenziamento, anche perché se questo fosse il rush finale... infatti, vedete, posso già migliorare quello. Oh, Lucas spent the night here again. It must remind him of when he lived with Laurentius. Lucas has to stop picking up books. We're going to end up with them everywhere. Amicia, i libri però ci servono. Lucas's face when he thought he created the great work. And Hugo. Well done, Lucas. You're a sorcerer. Ah, è vero, mi ricordo. Qualche capitolo fa. Comunque, ragazzi, alla fine possiamo ormai tirare le somme di questa avventura. Non conosciamo ancora il finale, quindi potrebbe essere anche un finale deludente. Però comunque è innegabile il cuore e l'anima che i programmatori hanno riposto in questo gioco, e considerando che è anche leggermente a basso budget questo progetto, hanno fatto una ricerca storica accuratissima, una ricerca di ambientazione accuratissima, il sonoro è ottimo, il doppiaggio è stratosferico, cioè la doppiatrice di Amicia è veramente veramente brava, anche quella di Hugo, considerando che sono tutte e due dei ragazzini. E forse ovviamente ci sono delle cose da dire sul lato negativo, ovvero che è un po' troppo facile, si va avanti proprio quasi per inerzia, però comunque io la considero un'avventura narrativa, perciò non mi dà fastidio più di tanto. Excuse me. If you know where Hugo is, tell me out of pity. Or look after him if you can. Poveraccia, perso Hugo dopo tutte queste dopo tutte le cose che abbiamo passato. È veramente dura, cioè lei è davvero affranta. Vedete ragazzi, anche la situazione, il silenzio, sono molte volte un silenzio assordante vale più di 1000 colonne sonore. Si sente solo lo spiffero del vento. A me piace molto. Possiamo fare l'attrezzatura e la custodia morbida che ci dà. Permette due colpi di fila senza dover caricare... Oh, cosa lo faccio? This should make things a little easier. Mi mancano solo tre pelli. Non è più un giocattolo. Mi sa che ho potenziato la fionda al massimo. Ok, dicevo, lì non ci andiamo. Parliamo con Lucas. Comunque ragazzi, scusate, mi sono perso un po' in chiacchiere, però dopo tutto questo tempo mi sa che le chiacchiere erano doverose. Non è che poi dai, vi ho rotto tanto le scatole con parole inutili. Is the lock still frozen? Yes. It's a tough winter this year. Anyway, how was your nap? Feeling better? A little. Did you dream of him again? Yes. I'm going to prepare a special brew of St. John's wort for you. That's all right, Lucas. I don't need it. I miss him, that's all. I have to accept that he won't be coming back. Amicia, you're going to be all right? I'm going to go see the others. Oh, can you tell Melly about the chest? Of course. Melly's going to say something like, you should just piss on it. But it's way too cold for that. Sì, sì. Mi sa che qua gatta ci cova. Lui vuole che Melly vada a trovarlo. Allora, lì ho guardato. Lassù ho guardato. Qua. Vabbè, qua è dove eravamo prima.
Bene, possiamo procedere. Tanto mi sa che questo ragazzi sarà uno di quei capitoli di intermezzo che durerà mezzo secondo, quindi ci sta un po' di riempitivo. Facciamo due chiacchiere tra di noi. Oh, hello, Amicia. Hey, sorry, am I interrupting? No. Arthur was just saying he wants to leave. Again. Come on! I want us to stay alive, that's all. Like we've always done. Listen, it'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. Why would I do that? Because you're a pain in the ass, that's why. Oh, Lucas needs help with his chest. Yeah, right. He just wants to see L'ho me, detto that's anch'io. all. All right. Ready when you are, Amicia. Sì. Prima guardo un attimo, scusa, Arthur, perché qua c'è della roba. Intanto Roderick schilera. Vedete ragazzi, però mi servirebbe anche la pelle, così magari riuscivo a potenziarmi un pochino. Io penso di aver trovato tutto, ma sapete cosa? Faccio un giro. Ok, ragazzi, torniamo indietro. Non si può scendere dalla scala, quindi direi che possiamo andare direttamente da lui. Come on, let's get the braziers in place, starting with That one. Yes, I know. We've been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry, it just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. So, what's up? I feel old. You look pretty good for an old person. Thank È you. adulatore. Listen, I don't know your brother that well, but he would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. You're like a hero from a book or something. A hero. But he would have been sad to see you leave. Ah. A me gli piace più Roderick a Hugo, mi sembravano abbastanza fiatati. There you go. Non lo accendiamo? Ah, ok. You really like your Ignifer, don't you? I have a thing for fire. All right, if you say All right, so. that's it! Is everything all right, Roderick? Everything's fine! This damn thing is going to work! Hey, calm down! If you break everything. And there you go! Now the braziers will stay put! The Roderick method. Random, but effective. Try it! I intend to. Un bel po' di roba. Il cuoio, ecco, il cuoio adesso ci sarebbe abbastanza utile per potenziare. Me ne mancavano due, credo. Poi potremmo aumentare di un altro segmento, però lo faccio dopo. Io sono convinto, ragazzi, che i pezzi siano praticamente contati e bisognerebbe proprio trovare tutto. Yes, I haven't forgotten. Dicevo, bisognerebbe trovare tutto per potenziare tutto al massimo. Dai, andiamo avanti. Finiamo quello che dobbiamo finire. Ciao Roderick, come Right, you take that one. I'll look after the other brazier. Whenever you're ready. Hey, are you all right? Yes. Why? That was pretty intense. Oh, the kicking, you mean? My father was like that. I'm just carrying on the tradition now. He's, anyway, how about you? Oh, I'm all right. I miss the kid too. Hey, you know what? We could always extend the search area. Roderick, there's no point. It's been a month already.
Let's just get the pit ready for the night. All right. Arthur wants you all to himself, is that it? Just shut it, will you? Dearest Amicia, allow this forlorn brigand to steal thy heart. Go take a bath. You stink. How sweet a minstrel thou makest. Dopotutto Amicia è un buon partito, eh? È carina. Quell'altra è piena di cicatrici. Ok, non perdiamo tempo. Let's go and make sure the brazier is right up to the edge. Nobody is going to be able to climb out of that pit. The system is here for a reason. The system won't stop trained soldiers. Arthur, Melly is tired of running. Melly and I are not people like you. But perhaps Melly isn't like you either. All right, I get it. You handle the brazier on the ramparts. I'll handle these ones. Ok, facciamo un po' per uno. Io devo pensare a quelli. Può scendere di qua? Sì. Così intanto vado anche alla super a vedere se c'è qualcosa da prendere. Le ultime cose. Questo da accendere. Nel dubbio. Nel dubbio accendiamo tutto quello che c'è da accendere, perché non vorrei trovarmi in una situazione strana. You see? Tell yourself that we have something here, and we need people like you to keep it safe. Let me think about it. Mi stavo anche chiedendo come facessero a parlare attraverso il muro, ma mi sa che erano solo attraverso la porta di legno. È un capitolo abbastanza calmo. Poi questa è la scorciatoia che abbiamo aperto prima. Aspetta un attimo, aspettate che vedo della roba anche qua. Voglio andare lì al tavolo perché mi voglio potenziare se riesco. E infatti, attrezzature e contenitori. Amicia può usare la sua fiona per lanciare una luminosa. Ah, sì. Oppure attrezzatura. Sì, dai, facciamo questo. Well, that looks a lot better. Amicia non avrà più bisogno di attrezzi per migliorare il suo equipaggiamento. Ah, quegli attrezzi dorati lì in fondo. Quelli che ne abbiamo 5, non servono più. Eh sì, ma ormai, ragazzi, alla fine, ma che cacchio serve a sto punto dell'avventura? Penso che una volta spinto questo abbiamo finito, poi andremo avanti nella trama. Comunque, ragazzi, è molto bello, intanto col tramonto che colpisce la torre e questa neve che cade, molto bello. Something wrong? Cavolo. Da dove minchia sono saltati fuori? Sta spegnendo tutti i fuochi. Situazione è un po' precipitata. Shit! Shit, I've never seen so many. The ladder in the red area. If we can reach it, we'll be able to get to the tower. Use your brazier. I'll open a way for you on my side. Apriamo tutto qua. Ci arrivo di là. Diciamo che la situazione è un po' peggiorata. Cazzo. Ah, che spengono i fuochi quegli stronzi. Adesso però spengono i fuochi e quindi
possiamo praticamente più passare. Guarda, guarda. No, quick. Da che parte devo passare? Che non ne ho idea. Amicia, I'll get a brazier your way. Try to reach it. All right, I'm counting on you. Non ho tantissimo ignifer, eh. Oh cazzo, ce n'è uno qua. Però alcuni me le indica, altri no. Dai che non ho più praticamente nulla. Non senza problemi ce l'ho fatta. I'll get you there. How are you doing? All right. I prefer being here than down there. What the hell is going on, Amicia? I tried to get in before, but never like that. How come? How do I know? Ce la fa ad arrivare. They were attacking. Oh, come on. They're rats, not the English army. But they know what they're doing. I've only seen this once before. At home. At the domain. Shit! I knew we should have got out of here. Amicia, I think I need your help. Leave it to me. I'm a bit worried about this. I can't go any faster. Però non stare lì a tangiversare, sennò. Sì, ma la scala dove? Ah, mi sa che ho sbagliato direzione. Cazzo, proprio qua. Madonna, per poco. Meno male. Amicia, they're not kids anymore. They're used to it. I don't want to take any more risks. I'm not going to lose anyone else. Solo but che. To be as far away from here as possible. Well, I'm not a magician. Solo che ormai qua è un casino. Come ne usciamo adesso da questa situazione? Stava andando tutto così bene, cioè Hugo a parte. Are you all right? No. What the hell is going on? Arthur, did you get bitten? No. We have to get out of here. The castle was made to resist. Lucas, there were never so many before. This is not a simple infestation. What the hell is it then? Che cacchio. Ah, c'è il figlio della mignotta. Quickly. Non gli fanno niente i topi. È diventato Darth Vader. Oh, guarda chi c'è. Go. Do what has to be done. È diventato Anakin Skywalker, ha ceduto al lato oscuro. Te ci sua. Hugo. Come on. Hugo. It was Ellie, what are you doing? It was Hugo. Amicia. What have they done to way. Him? The rats, he was... He can control them, yes, with the macula. Where does that go? Don't panic. The castle was designed for this kind of situation. Your castle's falling apart. The rats are getting through the defenses like...
Listen, I have to talk to Hugo. I can... We have to get out of here. Demetria, he's right. Go through! Ma non si doveva passare, Gigi? Oh, cazzo! No, no! Cavacca, che... Che cartoni che hanno preso? Get to work. Hugo! Hugo! Kill her! Or I will kill your mother in front of you. Hugo! It's me! Amicia! Your sister! Kill her, child! Maybe Vitalis will keep you by the side. Ah, a retro. Non a retro. Ah, ecco. Hugo, no! Go on, child! She means nothing to you now. I've been looking for you everywhere. What are you waiting for? Madonna, quando è che muore sto deficiente? Don't listen to him, Hugo. I'll let your rats have her. Don't touch him, you bastard! Bastard! He gave himself up because you betrayed him. Thanks to him, Vitalis will soon be the sole carrier of the Macula. What? No! Hugo is the only carrier! What? Blood now flows through the veins of the Grand Inquisitor! Qualcuno mi dovrebbe aiutare! Die! Essere sopravvissuto è un Terminator, questo qua, We got that bastard! E non mi avvicinerei. Amicia. Arthur, go make sure he's dead. I have to speak to Hugo. Go ahead. I'll take care of him. Hugo? Hugo, I just want to talk to you. He can't hurt you anymore, Hugo. Look. All right. I won't move. You come here. Come on. You lied to me. No. Hugo. I was trying to protect you. You lied to me! No. Meno male che non è andato fuori di testa, ragazzi. La vedevo già brutta. You did it. You passed. No. Eccoci. Madonna, lo affrontiamo adesso. Mi sa che lo affrontiamo, però ho paura. Ah, siamo in stealth. Cacchio. Ah, possiamo controllare i ratti. My blade is still warm, as you will soon find out. Wait a minute. The rats, they obey you, don't they? There must be some of them nearby somewhere. They're here, but they're afraid of the fire. Ah, dobbiamo spegnere il fuoco. We need those rats. You know, your father didn't hide. He died looking directly. Lo spegniamo quello là. Ecco. Attenzione. Non penso sia andata così facilmente. E eccoci pure. Vengo io, bastardo. We'll free more of them. Dov'è?
aspettiamo che arrivi. Adesso sarà incazzatissimo. Madonna, non muore mai tuo figlio da mignotto. Devo andare più veloce. No, no, no. Ah, devo nascondermi. Adesso dovrei farci. And now, what are you going to do, eh? Finalmente. E ora? Ah, non ti riesci più a dare fuoco, bastardo. Ciao ciao. Oh, che soddisfazione. Però il povero Arthur. No, no, no. Arthur! I'm going to kill him. I'll tear them apart. Millie, just shut up. All right. Stop it, please. I'll kill them all. Millie, you'll never make it. What about you? You're just gonna stand there. Just wake up. Look. You don't know what you're saying. I do know we're getting killed. One by one. They got my brother. Your father. Yours. There's nothing left. Nothing! She's right. Amicia. This is crazy. Five of us. Against an arm. I think there are a lot more of us now. Has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save Mommy. That changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis. Now we can stop him. So let's go. To the death. Oh, vai, così si ragiona. Io direi che abbiamo concluso il capitolo e finalmente ci siamo presi la nostra soddisfazione su quel bastardo. Io come al solito, ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo per la 16ª parte. Ciao a tutti, ragazzi.